A maggio il fatturato dell'industria è aumentato del 41,9%. Secondo i dati Istat, nella media del trimestre marzo-maggio, l'indice complessivo è diminuito del 33% rispetto alla media del trimestre precedente. Anche gli ordinativi registrano a maggio un balzo del 42,2%, che segue la caduta del 31,6% del mese precedente, mentre su base trimestrale si rileva un calo del 36,3%. Su base annua, a maggio il fatturato totale è diminuito del 25,9%. Nel 2020 calano di oltre il 40% gli italiani che partiranno per le vacanze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un italiano su due non andrà in vacanza. Dei 24 milioni di persone che si muoveranno, l'86% rimarrà in Italia e solo il 4,8% andrà all'estero, contro il 26% del 2019. È quanto emerge da un'indagine ISNART Unioncamere. Complici il timore del coronavirus, la crisi economica e la mancanza di lunghi periodi di ferie, l'estate 2020 si conferma all'insegna delle vacanze di prossimità. In Sicilia e Sardegna, per esempio, l'83% e il 70% di coloro che andranno in vacanza lo faranno nella propria terra. Il traffico aereo in Italia continua la sua crescita costante e progressiva dopo il lockdown. Alla prima metà di luglio i voli sui cieli nazionali sono più che raddoppiati rispetto a giugno. ENAV, infatti, dal 1 al 15 luglio ha gestito complessivamente 33.000 movimenti con una media giornaliera pari a 2.200 voli e un picco massimo di 2.521 voli registrato il 10 luglio. In tutto il mese di giugno, invece, erano stati gestiti 26.300 movimenti con una media di 866 voli al giorno e un calo dell'86% rispetto allo stesso periodo del 2019. A giugno si conferma difficile il recupero dei consumi. Nonostante il superamento del lockdown, che ha portato a un ovvio rimbalzo rispetto ai mesi precedenti, durante lo scorso mese i consumi hanno mantenuto un calo del 15,2% rispetto a giugno 2019. Questo quanto emerge dall'ultima analisi congiuntura realizzata da Confcommercio. Nel secondo trimestre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i consumi hanno visto una riduzione del 29,7%, dato che si attesta a meno 54,5% per la domanda di servizi.